Il nuovo mercante, dopo una giovinezza passata a imparare il suo mestiere sulle strade e nei grandi mercati, non si sposta più molto. Dedica i suoi giorni e le sue notti a scrivere lettere e a riceverne, a dare ordini di acquisto o di vendita ai suoi corrispondenti e agenti sulle diverse piazze, a tenere i registri o a verificarli. Conosce valute, cambi, interessi, è diventato esperto in contratti e utilizza anche sigle e codici nelle lettere che affida agli uomini di fiducia. Una piccola pergamena ripiegata, se cade in mani sbagliate, può significare una perdita grave in fiorini d'oro. I mercanti si associano tra di loro. Le compagnie commerciali crescono, diventano delle vere multinazionali. All'inizio del XIV secolo, i Bardi di Firenze hanno 25 filiali in tutta Europa, i Peruzzi ne hanno 16. La generazione successiva, quella dei Datini o dei Medici, nel XV secolo, poggia su basi commerciali ancora più solide. La maggior parte delle filiali di ogni compagnia è autonoma e una può fallire senza trascinare le altre. Il giro d'affari aumenta sempre di più. Come funziona una lettera di cambio? Mettiamo che il nostro mercante fiorentino desideri far arrivare al suo corrispondente, che sta a Parigi, una certa somma di denaro, ma non vuole esporre il suo denaro ai rischi del viaggio. Fornisce allora una lettera al suo corriere, che lo autorizza a prelevare a Parigi una somma, nella valuta corrente, da un altro mercante o da un banchiere associato. E così il debito si trasferisce di mano in mano, senza far viaggiare fisicamente i soldi, giocando sul cambio di valuta e guadagnando anche con gli interessi.